sto bene, a parte piccoli acciacchi, quelli ormai devi tenerne conto perché piccole dolorini ci sono, però va bene, va bene. Quanto ti manca per arrivare a Castelfranci? Sono praticamente a 5-6 km da Roseto degli Abruzzi, mi manca meno di 300 km, 280 più o meno. E quindi io conto di arrivare domenica o lunedì, vediamo un pochettino come va avanti la cosa, ma credo, perché sto facendo 50 km al giorno di media, quindi dovrei, ma guarda bene, domenica arriverei, però magari è meglio fare con calma e arrivare lunedì. Io ho tutta la strada con le braccia aperte. Abbiamo visto che durante il tuo percorso hai incontrato anche qualche altro tifoso dell'Avellino. E infatti, sì, ho incontrato Cimica, Andrea, ho incontrato Giuseppe Caso e dopo l'amico di Pesaro, Pierpaolo, dopo alcuni a Modena ho incontrato un altro Giuseppe, poi... Mi fa piacere avere tanta attenzione da parte degli amici tutti, quindi va bene, sono veramente contento. Appunto per questa tua impresa il supporto di tanti amici tifosi del Lupo? Sicuramente sì, certo, per tutta l'Italia in generale, io tenevo a fare questa cosa qua, era già qualche anno che pensavo di farla e quindi tenevo veramente, volevo farla anche una forma di perché l'Irpinia, io sono andato via dal 71 dall'Irpinia, però in realtà io non sono mai partito perché sono partito io ma il cuore è rimasto qui, quindi era una forma di ringraziare anche la mia terra e anche la terra del Veneto, perché non bisogna dimenticare che poi mi ha dato la possibilità di fare una vita abbastanza dignitosa, diciamo. Ecco, questa è stata sicuramente una bella cosa.